Buongiorno, è lunedì 11 novembre 2024, buongiorno da Marcello Migliosi, da Canale Italia Umbria e da Umbria Journal TV. La Nazione di Firenze apre con Chi insegna Firenze sogna, Verona Capoi, Viola Secondi. Parliamo di calcio, vabbè, lunedì. Caso Bologna, duro scontro governo PD, avete visto che scontri ci sono stati alla manifestazione antifascista, o meglio alla manifestazione di Casa Pound, poi sono arrivati antifascisti e così via, insomma. Il sindaco Lepore Dem, avete mandato 300 camicie nere, dove l'avranno viste, lo sanno solo loro, il vice premier Salvini chiudere i centri sociali occupati dai comunisti, le interviste Pasquino, manifestare è un diritto, Bruno Guerri, non parlate di fascismo, migranti, le toghe, nuova bufera. Buongiorno a chi si è già collegato in questo momento, grazie. La telefonata giovedì va lo Zar invia 50.000 soldati nel Kursk e ci stanno anche quelli della Corea del Nord. Donald Trump e Vladimir Putin in una foto d'archivio, era il luglio del 2018, altri tempi. Trump sente Putin, evita escalation. Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin giovedì, la prima conversazione telefonica tra i due dopo il voto, secondo Washington Post. Giornale. Trump ha consigliato al presidente russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa. Ma intanto Putin spedisce nella regione di Kursk una maxi contingente di militari per tentare lo scacco matto, cioè dare il colpo finale. Nello spazio dell'editoriale verso la COP29 di Baku, gli Stati Uniti pronti a non rinnovare gli accordi sul clima, quindi l'uscita dagli accordi di Parigi, di fatto è lì sul davanzale. Buon impasto e settimana corta, la pubblica amministrazione cambia, il nuovo contratto e qui sotto, ammazzato da un 17enne, operaio ucciso a Foligno, la svolta. Cinaglia e Orfei insieme, abbiamo già trattato questo argomento, è la piscina di Trevi, Roma polemiche sulla fontana, ancora Super Sinner, buona la prima, esordio vincente alla Finals. La stampa di Torino, quindi Firenze e Torino con un passaggio virtuale, andiamo sopra, l'ira dei giudici era meglio Berlusconi. Contro maggioranza opposizione dopo il corteo di Bologna, Salvini chiudere i centri sociali. In occhiello l'affondo del presidente di ANM, Associazione Nazionale Magistrati, il governo vede toghe rosse anche nell'immigrazione, Nordio, abbassare i toni. Poi la svolta conservatrice, quella destra americana adeguata ai nostri tempi. Beh, è così, nell'Unione Europea senza leadership un'occasione per Meloni, vedremo. Flavia Perina, l'analisi, zecche e camicie nere, la parodia della politica. Eccolo qua, la legge del numero primo. Vittoria al debutto alle ATP Finals, battuto De Minaur, domani in campo contro Fritz. Il segreto di un rovescio, il campione gentiluomo. Ancora il dibattito, chi nega l'antisemitismo della notte di Amsterdam. Ancora, sì, l'antisemitismo. Così la mia Venezia, la più antica città del futuro. Certo che se prendiamo a chiave di lettura quello che può accadere tra tifoserie, siamo fuori strada. Dicevo che così rinasce la mia Venezia, la più antica città del futuro. Ancora la sorpresa Frecciargento, parte prima senza avvisare i trasporti. La gestione creativa di Trenitalia fa passi da gigante. E la spalla invece in grigio, vede la fotografia appunto d'archivio di Trump e Putin, la prima telefonata tra Trump e Putin, guerra in Ucraina, stop all'escalation. Poi controffensiva a Kursk, la strategia dello zar, gli ulivi insanguinati dei territori occupati. Cambiamo giornale, prendiamo il tempo, diretto da Tommaso Cerno, piazzata rossa, guardate. Ultimamente il tempo gioca molto con i titoli e fa delle fotocomposizioni. Il vice di Lepore, il sindaco di Bologna, violenze, feriti e cori a favore delle aggressioni di Amsterdam, il silenzio di Schlein e le accuse folli del sindaco che evoca le camicie nere.
Il tempo di Osho, Trump prepara l'addio alle intese sul clima e qui dice: ti dirò, a me sti 30 gradi a novembre non mi dispiacciono, non dispiacciono a nessuno, ma forse è un po' troppo. Oh, Chernobyl, la rubrica di Tommaso Cerno del direttore, magari la scelta del nome non è poi così azzeccata, ma ognuno fa quel che vuole. Il fascismo vestito di rosso, sotto cioè il caso, piccoli titoli, e spunta pure il manifesto con le mani insanguinate su Meloni e company. Poi dopo il muro in Germania può crollare la retorica, ricordate che ieri era l'anniversario, quel modello olandese che piace tanto ai nostri Dem, ancora pronti in 50.000, assalto a Kursk, di russi e coreani, Kate dopo la Chemio, prima uscita ufficiale la Reale inglese. A chiusura della pagina, i nodi della sanità del Lazio, non ci dimentichiamo che il tempo è laziale, romano, le pagelle degli ospedali pubblici, bene San Giovanni, Tivoli il peggiore. In spalla troviamo Nordio, il ministro, dice: magistratura democratica, aprono a Nordio ma sui migranti sentenza già scritta. Napoli violenta, frustata di Don Patriciello a Saviano, dopo le critiche parla, ma scusate che si stavo meglio, parla ma qui non c'è stato, Meloni è venuta subito. La russa è l'idea per Milano, Lupi sarà il nostro sindaco, dai, comunali nel 2027, i blocchi Saian, purtroppo Juric è stato esonerato, allenatore della Roma, la Roma cerca un altro allenatore, Mancini in poll, poi qualcuno salvi in fretta i colori giallorossi, la Lazio non si ferma ed è seconda in classifica, Monza KO, poi ATP Finals a Torino, tutto facile per Sinner, l'esordio con De Minaur. Ok, andiamo a cambiare giornale e prendiamo il giornale appunto di Alessandro Sallusti. Eccolo qua, c'è ancora il presidente eletto Donald Trump. Trump frena Putin, stop escalation. La telefonata sull'Ucraina e intanto dice addio agli estremisti green fuori dagli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. Non c'ha tutti i torti. Il rischio che Kiev diventi Kabul, gli scenari, l'analisi, basi e missioni, l'Italia è strategica, di Alessandro Sallusti, cioè il direttore editoriale di questa mattina, un messaggio per l'Unione Europea. E qui richiama quello che scrive il Wall Street Journal. Ancora c'è Landini. I guai di Landini. La casa editrice della CGIL, il rosso per 3 milioni di euro. Ma ragazzi, ma non vi vergognate. L'opposizione populista del sindacati, dei sindacati all'esecutivo. Ancora qui, diciamo, taglio medio, minacce di sangue per Meloni e Bernini. Bologna, affissi manifesti shock. Nel catenaccio migranti, toghe rosse contro il governo. Poi il blocco grigio, il ministro minacciato, la sinistra invoca rivolte. Non è la prima volta che tra partiti fanno così. Intervista alla Santanchè, addirittura processi e rilancio del turismo. Vi racconto tutta la verità. Capisco perché è stata fatta. Sopra la testata, nelle nuove foto dell'errore di Hamas, ora nessuno può giustificare. Spie e dossieraggi, rapporti diretti con la criminalità dell'ex poliziotto Gallo, e abuso di energy drink, boom di ricoveri di ragazzini. Ma mangiatevi un duffetto di pane col prosciutto, scusate, ste puttanate. Oh, Libero. Il PD alleva zecche rosse, botte a poliziotti e passanti, la Schlein tace sugli scontri di Bologna, il sindaco Lepore delira. Il governo ha mandato 300 camicie nere, ma i picchiatori sono tutti compagni. Salvini chiudere i centri sociali. Sotto il manifesto di cui si parlava, intervista al ministro Anna Maria Bernini, 15 novembre, ore 10, Piazza Verdi. No, Meloni Day, atto secondo, sciopero nazionale studentesco, poi non mi faccio intimidire dai violenti. Elisa Calessi che scrive questa chiacchierata con Bernini, poi ancora Daniele Capezzone sull'editoriale, spesso Capezzone è presente su questa colonna, quel sangue sulla faccia di due donne, sì è bruttissima, questa cosa è veramente brutta. Fogliettone, tensioni e litigi, una notte con il capotreno, il nostro reportage sui treni più a rischio.
Nuovo allarme, l'overdose di caffeina, Ignazio Stagno. Cominciamo con una doverosa premessa: la caffeina fa bene, tanti benefici riconosciuti, c'è la stimolazione della secrezione gastrica e biliare che facilita la digestione, sì, ma dopo mangiato non pigliare il caffè, ti giuro che mi spappola lo stomaco. L'effetto tonico e stimolante delle funzionalità cardiache e nervose, la sensazione energica che si ha ad esempio dopo un buon caffè, l'effetto lipolitico, beh vabbè, insomma, adesso non è che è l'elisir di lunga vita, Il conflitto in Ucraina, prima telefonata tra Trump e Putin, la responsabilità della vice di Sanchez nel caos di Valencia, e lì la coda sarà lunghissima, anche perché ricadrà come sempre un danno del genere sui più poveri. Sei d'accordo? Dove si compra una pistola a Napoli a soli 300 euro? Vedete voi. Il Sole 24 apre con, ecco questo mi ha colpito prima quando l'ho letto prima fuori onda, l'Italia spopolata da Lecco a Gela, le aree interne sempre più vuote. Guardate questa via, bellissima. Poi voi immaginate che abbiamo dei luoghi meravigliosi in Italia, bellissimi, stupendi, straordinari. Basta pensare ai borghi più belli d'Italia, un'associazione fondata da Fiorello Primi. Ci ritroviamo che piano piano queste aree vengono spopolate. Le zone meno servite in 10 anni perdono il 7,7% di abitanti rispetto alla media, meno 2,2. Unioni, incentivi e piani di rilancio finora poco incisivi. Non ci sono servizi, non c'è lavoro e tutto questo. L'analisi: più azioni per arginare la fuga dai borghi, ma l'emergenza richiede una visione. Bella inchiesta quella del Sole 24 Ore, complimenti. Doppia spinta ai pagamenti tracciati. Le novità in arrivo: nel 2026 registratori di cassa connessi, boom di transazioni con le carte, poi identità digitale, corsa verso IT wallet, ma SPID e CIE, carta identità elettronica e SPID, resistono. Nuovi alberi, calo del 10% nel 2023, ma benefici per 16 milioni all'anno, Atlante della forestazione. Vediamo un attimo qui a chiusura, quasi. Benefit ai neoassunti per la casa. L'aiuto punta al nord e ai profili alti. Liti fiscali arretrate, frenata in attesa. Guardiamo la colonna di spalla, ci sono sempre degli spunti di riflessione interessanti con gli articoli che vengono lanciati dal Sole 24. Ecco qua, in cima c'è TLC, burocrazia e tempi lunghi zavorrano l'avanzata delle reti. Comunicazioni, legge di bilancio, avara di sostegni per i professionisti, non c'è niente. Per i 160 anni arriva in edicola l'agenda del 2025 del Sole 24 Ore, eccola qua, un piccolo scatto della prima di copertina, avanguardie educative, 1590 in 10 anni, ancora real estate, l'housing sociale in cerca di risorse, rinnova i concept, marketing 24, trend e consumi millennial contano ancora, e viva Dio che sia così. Ancora, la verità di Maurizio Belpietro, eccolo qua, guardate questo. Dissociazione dalla realtà, a Bologna gli scontri sono dei centri sociali, ma il PD vede le camicie nere, sì vabbè, però insomma, un po' per uno. Le responsabilità intendo, l'eredità di Arcuri commissario, pagare 203 milioni per una causa, dai, il tribunale dà ragione alla JC Electronics, cui la struttura Covid aveva ingiustamente revocato il contratto, poco prima era stato avviato il mega accordo con Benotti e Company. Ora del danno deve rispondere il governo, se pareva, e quindi chi paga? Dovete un po'. Maurizio Belpietro dice PPM, pubblico ministero, e criminalità. I poliziotti ci sono, ma vengono disarmati. Le toghe annunciano nuova bufera sui rimpatri, assemblea MD, ancora. Mattarella Green, abbraccia Mattarella, abbraccia la Cina Rossa, dai. Prosegue la visita ufficiale, cultura, veicolo di pace, e colle invoca più collaborazione e visione comune per affrontare il cambiamento climatico. Peccato che la tecnologia cinese azzeri la nostra industria. Ecco appunto, bravo Carlo Gambi, è proprio così. Guardate che fine sta facendo l'industria automobilistica. Wolfgang Munchau, forse. La crisi tedesca, ecco appunto, è strutturale, il patto di stabilità si romperà.
Luca Del Fabbro, il deficit dell'Unione Europea di materie prime critiche peggiorerà ancora. Accanto c'è Giorgio Cremaschi. Prima di parlare Landini dovrebbe presentare il conto agli Elkan. Sì, mi candido a Trump italiano, la mia Umbria fa differenza. Fa la differenza. È Stefano Bandecchi. Se tiene, La Chiesa accolga i peccatori, non i peccati, scrive Silvana De Mari, il medico sospeso, scritta Manent. I giovani a destra sognano meglio dei vecchioni. Qui c'è Mario Giordano, qui il cantautore, professore Roberto Vecchioni. Il Fatto Quotidiano, scusate, Il Fatto Quotidiano, ecco qua. Altra vendetta anti-toghe, così non arresteranno più nessuno. Ingiusta detenzione, azione disciplinare in caso di cattura e assoluzione. Poi il Trojan israeliano creato da ex 007 poi venduto ai PM. Zero click, il software già usato per intercettare gli spioni. La giudice minacciata, cercano lo scontro e Nordio fa dietro fronte. Il ministro si presenta al convegno di Magistratura Democratica, MD. Scontri di Bologna, solita farsa. Meloni chiede all'opposizione di dissociarsi da ciò che non ha fatto Salvini di chiudere i centri sociali. In effetti ospitavano persino lui. Il Fatto del lunedì ci tiene Marco Travaglio a segnalarlo. Ma mi faccia il piacere, ne ha un po' per tutti e per tutto. Biocarburanti, una torta che Eni vuol tenere solo per sé, Il Fatto Economico. Poi vediamo un po', ecco la cattiveria. Il generale Figliolo potrà essere anche un 007. Enrico Vanzina anticipa il cast del prossimo cinepanettone. Vabbè, dai. Vediamo un po' il blocco Saiyan. Bibi, cioè Netanyahu, vuole un'altra agenzia che vigili per lui sulle spie, controllo sui servizi. Poi intervista ad Albano. Io tra agenzia delle entrate, Berlusconi, Trump e Putin. Eccolo qua, il celebre cantante. Inchiesta Mediapart. Valencia, il dopo alluvione punirà chi è più povero, che vi dicevo poco fa. Firenze svende il tesoro del 300 ai capitali privati, pietre e popolo. Va bene, andiamo a leggo, che ci ricorda che c'è l'addio alle ricette su carta. Il provvedimento in manovra, nonostante i dubbi dei camici bianchi, hanno ragione, prescrizioni mediche e rivoluzioni digitali arriveranno su mail e WhatsApp. Ecco, io voglio immaginare una persona anziana che deve prendere la mail e magari non sa neanche come si accende il computer, oppure WhatsApp, i cellulari, quelli che vengono utilizzati dagli anziani, sapete, quelli con i numeroni grandi. Molto spesso WhatsApp non ce l'ha, e se ce l'hanno gli anziani non lo sanno usare. Cioè, ma che cappero state facendo, invece di facilitare, dai, su. Stangata, polizze, rincari costanti, già 2 miliardi RC auto gli aumenti dal 2022. Il KO col Bologna 2-3, via Ivan, in polo c'è Mancini. Gli scontri e l'ira di Salvini, chiudere i centri sociali, caso Bologna, Lepore, il governo manda le camicie nere. Ho perso, dove l'avranno visto le camicie nere, non so io. Operaio ucciso da un minore, delitto di Foligno. Fatto, fermato un 17enne, aveva lavorato per la vittima, quello che si era intuito anche fra noi giornalisti all'inizio. Ho sparato per sbaglio, ammazza il cugino e lo porta in ospedale, il giovane morto a Napoli. Avanti con il prossimo giornale, che è domani. Ancora Trump. Dice Trump, Netanyahu, patto anti-Iran, il tycoon boccia Pompeo e Haley. Intervista Massimo D'Alema, per vincere la sinistra non lasci la pace alla destra. Che ispirazione. Il governo e la guerra intestina sulla pelle dell'arma, scontro totale Crosetto Meloni. Ma sarà vero? Chiudere i centri sociali dei comunisti. Dopo gli scontri di Bologna, Salvini attacca le zecche rosse, Lepore contro il governo. L'Europa deve salvarsi dalla svolta trumpista, difendere l'economia dell'Unione Europea e poi i tre strilli. Urla, insulti, disorganizzazione, causa all'Istituto Italiano di Parigi. Complimenti, l'analisi. Cari atleti, oltre lo sport c'è di più. Essere multitasking porta successo.
contro una società scarnificata, la denuncia sentimentale di City. Avanti con il Messaggero di Roma. Eccolo qua, se ce la facciamo. Eccolo, pesantissimo, ma lo riusciamo ad aprire. Trump, Putin, primo contatto. Telefonata tra il prossimo presidente americano, come sapete, che entra in funzione piena a gennaio, se non vado errato, tra il prossimo presidente americano e lo zar, Putin in Ucraina, niente escalation, serve una soluzione rapida, ma Donald ricorda le truppe in Europa, dice, vedete un po' se volete fare come vi pare, ma io di lì vi posso menà. Speriamo di no. Allora, il crollo col Bologna, la Roma, l'ora più buia dopo 3 mesi di gravi errori, la Roma affonda esonerato Juric, manovra rispunta il taglio dell'IRPEF per la classe media. Ancora, al via emendamenti, si lavora sulla aliquota fino a 40.000 euro. Oggi vertice Meloni sindacati. Ricordo che Giorgia Meloni sarà a Perugia. Volo per la Cina, per la chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei. Volo per la Cina, motore in fiamme dopo il decollo, paura a Fiumicino. Salvini chiude i centri sociali rossi, sindaco a Bologna, 300 camicie nere. Alessandro Campi fa il suo editoriale, sondaggi in crisi le 6 regioni, questo è quello che dice il professor Campi, perugino, o meglio, insegna nell'università di Perugia. Foligno arrestato, il killer del muratore, un operaio 17enne, l'articolo di Giovanni Camirbi. Ancora, vediamo, possiamo prendere il prossimo giornale, che è il Corriere della Sera. Accuse incrociate sui cortei, vite governo PD dopo Bologna, la Russa parte della sinistra, staico Facino Rosso, ordine pubblico, il sindaco hanno mandato le camicie nere, Salvini stop ai centri sociali abusivi, poi l'Inter pareggia, niente sorpasso, c'è Yannick Sinner, esordio vincente a Torino. Trump telefona a Putin, evita di inasprire la guerra, dice fammi il piacere, la pistola, non pensavo che fosse vera la confessione. La drammatica vicenda di Napoli, scusate, ma tolgo l'accensione di tutto, la sottolineatura. Nordio, dialogo e toni bassi, Forza Italia, migranti, verdetti già noti. Poi la spalla è di Antonio Polito, spessissimo si trova a fare l'editorialista sul Corriere della Sera, l'ottimismo aiuta a vincere. Sotto, andiamo a vedere, possiamo prendere la Repubblica. Eccola qua. Un attimo. Trump frena Putin, primo colloquio telefonico tra i due leader, evitare escalation per una rapida soluzione di pace, ma nel Kursk schierati 50.000 soldati russi e nordcoreani pronti a sfondare le difese di Kiev. Clima è già un flop alla Coppa Baku, gli Stati Uniti via dagli accordi di Parigi, poi Israele in allarme, non andate alla partita in Francia. Salvini va all'attacco dei centri sociali, sindaco camicie nere, poi Sinner buona la prima, Roma fuori il secondo. Vita e carriera all'estero, i nostri giovani in fuga. La spalla, il dovere, Zagrebeschi, il dovere della coerenza davanti all'estremismo. Ricordo questa Repubblica di Mario Orfeo, pistole e coltelli in saldo al mercato di Napoli. Questo è veramente inquietante, davvero tanto, davvero tanto. Cominciamo con i locali, rimaniamo sul Messaggero. Scusate, ma sono molto pesanti le pagine stamattina. Preso il killer del muratore. A 17 anni, scrive Giovanni Camirri, è il presunto assassino di Salvatore Postiglioni, incastrato dalle telecamere. I due avevano lavorato insieme fino a ottobre. Un mese fa il ragazzo si era licenziato. Poi a Fontivegge scoppiano a risa tra i ragazzini sul treno. Poi la fuga. E te pareva. Sotto... ecco qua, il derby fa sognare i tifosi ma il risultato delude, Zauli e Abate prima della partita, schianto mortale, il basket piange l'arbitro 18enne, la vittima dell'incidente stava tornando a casa a Torgiano dopo una partita, follia al calcetto, botte dopo il match, un vertice, ma veramente impossibile. Terni, la polemica, Verdi, i timori degli abitanti, crepe dopo la demolizione, il cantiere del Verdi, teatro. Ancora a Terni, 15enne, picchiata, grida picchiata dal suo compagno, dal suo ex compagno, regionale big in campo tra lavori e sanità.
il Gubbio affonda Chiavari 2-1, il Blitz della Sierra in casa del Taranto 3-0, l'Orvietana batte sul filo di lana 1-0 la San Giovannese, che fa lo sport che sta subito sotto la testata del Messaggero. Andiamo a prendere la Nazione dell'Umbria, qui le due principali contendenti, è partita lavorata, elezioni regionali, ecco i big per Tesei e Proietti, da Meloni e Schlein la politica nazionale si mobilita, a una settimana dal voto l'Umbria è strategica. Muratore ucciso, arrestato 17enne, il ragazzino era stato dipendente della stessa ditta, l'accusa movente legato all'ambiente lavorativo. Morto in scooter Giovanni tornava dopo una gara, ce ne siamo occupati purtroppo. Aggrediti gli operatori del 118, questa è una notizia che abbiamo dato ieri sera, che è su Umbria Journal, se la volete approfondita, c'è stata subito la protesta dell'associazione degli infermieri, insomma, col presidente Nicola Volpi. Vanity Fair, domani regalo con la Nazione, le nostre iniziative, della Nazione appunto di Firenze, bimba lasciata sola, questa è una cosa dolorosa, brutta. Bimba lasciata sola al compleanno, gesto sbagliato di una comunità a Castiglione del Lago. Non sono andato, nessuno è andato delle 30-35 famiglie invitate, bambini ovviamente, alla festa di questa creatura. Detrazioni e bonus fiscali, nuovi importi e beneficiari, poi ancora Curi vestito a festa, ma il derby è senza gol. E questa è la Nazione di Perugia. Se adesso riusciamo a trovarlo, l'abbiamo trovato, è il Corriere dell'Umbria. Il minorenne tradito dai vestiti. L'omicidio di Foligno è scattato il fermo dopo la visione di ulteriori video delle telecamere sul luogo dove è stato ucciso il muratore. Basket e lutto per la morte di Giovanni Trabalza Spedaletti, di Patrizia Antolini di Torgiano. Poi Val di Tara, linea dura con i bulli. Il ministro dell'istruzione del merito risponde alle domande del Corriere in vista delle elezioni regionali e su insegnamento e formazione. È lo stesso direttore che lo intervista. Grifo e Ferri, il derby chiuso senza gol. Un rettiliano alla Casa Bianca, la sua è un'età che ci fa sperare dell'Alzheimer. Don Guanella Locatelli inaugura la nuova struttura, la ministra Sara Polidori. Bar Lady, un cocktail di emozioni, essere donna. Ancora in fogliettone c'è sta la Sir vince, ritrova la vetta. Successo dei Block Devils a Taranto in 3-7, poi è mancato il coraggio, dice Mercadini, riferito al derby Perugia-Ternana. Alcuri. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Buona giornata da Umbria Journal TV, da Canale Italia Umbria, da Marcello Migliosi, che adesso se la trova manda la sigla. Ciao, buon inizio settimana.